Zaccanti, Gise Caffè è una nuova avventura ma anche un ritorno al passato. Sì, è un'avventura nuova che è ripartita perché dal caffè non ci si può staccare. E questa è un'avventura per la mia famiglia, visto che abbiamo acquisito il 100% di questa società e è proiettata nel futuro. Il caffè è un mondo particolare e voi volete conquistare anche una parte di questo mondo, quindi i piccoli rivenditori, non la grande distribuzione in questo momento. Per noi la strategia è molto diversa. Vorremmo diventare la boutique del caffè in tutte le piccole, in tutti i piccoli paesi. Quindi stiamo lavorando con i negozianti, con i proprietari di negozi e il mercato sta recependo bene questo prodotto di alta qualità. Allora, un capitano d'impresa come Zaccanti, ma accanto a tantissimi giovani. La forza nostra sono i giovani che abbiamo vicino a noi, che hanno capito questo progetto, sono tutti della zona e credono in questo progetto. Credo che ci sia questa grande volontà di ripartire da zero, ma di raggiungere risultati importanti. Siamo all'interno adesso dell'azienda di Gise Caffè con Tiziano Fantoni per capire anche un po' come funziona questo mondo. Siamo ovviamente protetti per proteggere il prodotto e quindi i consumatori. E qui arriva il caffè, arrivano questi chicchi verdi, insomma c'è tutto un processo. Esatto, processo complesso, nel senso che è un processo come le accennavo un po' prima, che dura dalla fase di carico alla fase di confezionamento anche 4-5 giorni. Quello che vediamo qua oggi è tutta la lavorazione principale del caffè, dove da crudo iniziamo a fare tutte le fasi di cottura, quindi passiamo da un caffè crudo a un caffè tostato. Qui dentro avviene quella che è tutta la trasformazione del caffè, quindi riusciamo a fare una fase che è definita fase di tostatura, dove il caffè viene cotto letteralmente e in base alle varie miscele che abbiamo viene reso disponibile per quelle che sono le fasi successive di lavorazione, che sono macinatura e confezionamento finale fino al prodotto che troviamo oggi negli scaffali dei vari negozi. L'ossigeno fa molto male al caffè, nel senso che ossida il caffè, quindi l'odore di un caffè ossigenato lo sentite molto aspro, sgradevole. Sicuramente uno dei processi che abbiamo è quello proprio di contenere l'ossigeno con valori prossimi a zero, e questo ce lo permette grazie comunque a una serie di processi che abbiamo sia nelle fasi di stoccaggio del caffè macinato che nel confezionamento, che ci permette di garantire un caffè con ossigeno inizialmente sotto all'1%, ma dopo 15 giorni questo ossigeno va a zero. Oltre al controllo iniziale abbiamo visto che c'è un controllo anche durante questo processo di lavorazione. Sì, questo è un processo, come vi dicevo, molto importante, perché il colore di tostatura è quello che poi dà il sapore finale al caffè stesso. Quindi andiamo a verificare il colore di tostatura con dei range veramente stretti, con una tolleranza di un valore di un decimo, quindi è un valore numerico, è una tolleranza ristretta in un processo del genere, dove uscire è veramente facile, ecco. Tanta tecnologia di avanguardia, però come sempre l'uomo deve fare la differenza. Diciamo che è fondamentale, nel senso che le macchine molto spesso fanno quello che gli dici, quindi sei te un po' a impostare la macchina e a farla lavorare in un certo modo. Noi oggi fortunatamente abbiamo nelle figure chiave del personale formato, del personale che ha una formazione storica nei rispettivi ambienti, e questo sicuramente aiuta nella qualità finale del prodotto. Cosa succede qui in questo momento e che cosa avviene qui, Andrea? Esattamente, allora, e qui sta avvenendo un vero e proprio controllo di materia prima, nel senso che io ho ricevuto questo campione e con questo campione devo fare una serie di analisi fisiche, chimiche e anche sensoriali. Per la parte fisica io qui sto eseguendo una prova di umidità molto importante con questo strumento che lavora con tecnologia microonde, che mi dice qual è il tenore di umidità del prodotto. Valore che sarà molto importante sia per il riferimento di importazione, ma soprattutto per i successivi parametri di tostatura e di lavorazione. Poi abbiamo come secondo controllo il controllo della dimensione del chicco, quindi verifico il crivello, la dimensione in 64esimi di pollice del chicco, secondo dalla descrizione con cui l'abbiamo acquistata, e la prova di analisi dei difetti. Difetti che il caffè, essendo un prodotto agricolo, diciamo, non può essere puro, perfetto al 100%, un piccolo numero di difetti può sempre contenere. Io devo andare a vedere che ovviamente siano in
in numero limitato. E poi abbiamo qui una prima parte, un esempio di prima parte dell'analisi sensoriale con metodo cupping, assaggio alla brasiliana. È un po' un metodo che viene fatto per avere, come dire, una lingua, la stessa lingua per comunicare con chi fa questo lavoro in piantagione, dove vengono preparate più di una tazza per partita, in questo caso sono 6, con tostatura chiara, quindi molto delicata, che non vada a coprire i difetti, pesate separatamente, macinate separatamente e poi infuse con acqua calda. Il metodo dopo proseguirà con una prima valutazione olfattiva, poi sarà simile, diciamo, a altri tipi di assaggi, quindi dopo la parte olfattiva avremo la parte gustativa, quindi andremo a vedere l'acidità, la dolcezza, l'amarezza del caffè, la sua aromaticità e anche l'eventuale presenza di difetti, speriamo di no, altrimenti dobbiamo rifiutare la partita, e poi verificheremo corposità, sensazione tattile come astringenza, retrogusto e dare una valutazione di overall. Questo tipo di analisi viene sempre fatto almeno 3 volte su ogni partita, diciamo prima dell'imbarco, quindi ci dobbiamo assicurare che venga imbarcato un buon prodotto, quando arriva nel porto italiano e quando arriva nei nostri stabilimenti. Bene, e a questo punto diciamo qualche consiglio per capire, perché purtroppo di caffè non buoni ce ne sono, anche qualitativamente, al di là, diciamo, del gusto, del sapore, però quali sono gli elementi quando beviamo un caffè, bevendolo, insomma, che dobbiamo capire è un buon caffè, non è un buon caffè? Allora, io prima di tutto consiglio di scomporre l'analisi sensoriale in circa 5 fasi. La prima fase, che è molto importante, ci dà informazioni su come è preparata la bevanda, che è l'aspetto visivo. Nel caso dell'espresso, quello che siamo, diciamo, più comunemente abituati a bere, l'espresso deve avere una crema tendente, colore tendente al nocciola, di aspetto omogeneo, quindi senza macchie o soprattutto bolle di grandi dimensioni, e con un aspetto omogeneo. Successivamente, molto importante, avviciniamo la tazzina al naso, iniziamo ad annusare il caffè e con paletta o cucchiaino, quello, insomma, gli strumenti che abbiamo a disposizione, andiamo a rompere la crema per far sì di, come dire, sollevare il coperchio, far sì che tutta l'aromaticità sia percepita dal nostro naso, e successivamente andiamo a degustare. Degustare, quindi andiamo a capire il profilo gustativo, acidità, dolcezza, amarezza, soprattutto se il caffè ci piacerà oppure meno. E un'altra cosa molto importante è la corposità. La corposità intesa come densità della bevanda si percepisce molto bene andando a schiacciare la lingua contro il palato per capire quanto, diciamo, cade lentamente o velocemente all'interno del nostro palato, in modo da capire la sua consistenza, la sua viscosità. E per ultimo, non per importanza, il retrogusto. Il retrogusto è l'insieme delle sensazioni che rimangono dopo aver assaggiato o bevuto il prodotto. L'importante è che il retrogusto sia di una buona persistenza, come, diciamo, siamo abituati a percepire, come gradiamo, ma soprattutto sia un retrogusto di qualità. Non dobbiamo avere retrogusti di bruciato, amaro eccessivo, vegetale. Devono essere sentori piacevoli, magari di frutta secca, nocciola, cioccolato, e quindi piacevoli e persistenti nel tempo.